Alfano racconta solo balle perché la norma che prevede la ricollocazione di 24.000 profughi negli altri paesi europei vale solo per le nazionalità che meritano, hanno bisogno di protezione internazionale, che sono i siriani, gli eritrei, gli iracheni. Peccato che nel 2014 in Italia di queste tre nazionalità meno di 2.000 abbiano fatto la richiesta di asilo, quindi la quota di 24.000 non si raggiungerà mai. Nel frattempo sono centinaia di migliaia i migranti che arrivano in Europa, in particolare in Italia. Quello che è da sottolineare è che nel sistema di accoglienza ad oggi sono 98.000 i presunti profughi per un costo alla collettività italiana di oltre 1 miliardo di euro. Grave che i tempi per riconoscere la domanda di asilo, per valutarla, durino anche 2, 3, 4 anni, quando in molti altri paesi dell'Europa la tempistica è limitata solo a pochi mesi, 4 mesi l'Austria, 5 mesi la Germania. Questo non è tollerabile, ma forse capiamo perché, più si ingrossa il sistema di accoglienza, più diventano giganti gli affari per le cooperative.